Il disco matrice è stato appena tagliato, ma la superficie di lacca è troppo delicata per funzionare. È stata prodotta unicamente per fare da stampo. Verrà pressata per produrre versioni più resistenti dei solchi registrati e ciò consentirà ai produttori di ottenere molte copie da una sola matrice. Nella prossima fase, il disco laccato viene lavato con acqua e sapone. Viene spruzzato con cloruro di stagno e argento liquido. Il cloruro di stagno è un sensibilizzatore che aiuta l'argento ad attaccarsi alla lacca. I residui di argento che non si sono attaccati vengono lavati via. In pochi secondi un lato della lacca è diventato un meraviglioso disco d'argento con solchi intatti. Ma successivamente allo strato d'argento verrà aggiunto un metallo più opaco per rinforzare il disco. Questo viene fissato a un perno nella parte inferiore del coperchio di un serbatoio. Il disco ruota e viene risciacquato nuovamente. L'acqua nel serbatoio sottostante è verde perché vi si dissolvono frammenti di nickel. Il coperchio viene abbassato e il disco che ruota viene immerso nella soluzione. Una carica elettrica fonde il nickel all'argento. E il nickel si deposita precisamente negli incavi. Ora il disco viene rimosso dal serbatoio e lo strato di metallo viene separato dal disco originale laccato. Questo strato di metallo è una matrice che verrà utilizzata per stampare dischi in vinile. Il disco laccato viene scartato. Ora si cerca il centro esatto della matrice. Un operaio la posiziona sotto al microscopio, che è parte di un punzone di centraggio ottico. Mentre il disco matrice gira, l'operaio allinea i solchi con una guida nel mirino, trova il centro e lo perfora. Poi il disco matrice viene fissato su un macchinario per la rifilatura. Il disco gira e una ruota tagliente rifila il bordo, tagliando il disco matrice a un diametro di 32 cm. Ora è la volta delle etichette. Un punzone perfora il centro di una pila di etichette. Poi le etichette vengono posizionate su un piccolo torchio. Questo si alza verso un'altra fresa che le arrotonda. Pastiglie nere di cloruro di polivinile vengono versate in una tramoggia. Le pastiglie cadono in un estrusore che le trasforma in ammassi gommosi, detti biscotti. Dei paranchi spingono le etichette su ogni lato del biscotto. Delle coppe aspiranti le tengono ferme, mentre un carrello porta avanti il biscotto. Il biscotto e le etichette vengono rovesciati nella pressa. Due matrici montate sulla pressa applicano 100 tonnellate di pressione. Sciolgono il biscotto dandogli la forma di un disco. Un veloce ciclo di raffreddamento lo indurisce e attacca le etichette al vinile. Poi un carrello trasporta il disco su un piano di rifilatura. Il piano lo fa ruotare contro una lama che taglia i bordi frastagliati. Il piano trasferisce il disco rifinito sulla pila insieme agli altri. E il processo comincia di nuovo. Ecco una produzione musicale ben orchestrata. Quando un disco viene tirato fuori dalla pressa, subito ne entra un altro. La pressatura e la rifilatura di un disco in vinile richiedono soltanto 28 secondi. Ma il disco verrà riprodotto per ore dagli appassionati che non vogliono lasciarsi conquistare dalla rivoluzione digitale e che credono che il vinile sia di qualità superiore.